Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come realizzare questi orecchini realizzati con la tecnica RAV. In questo caso andrò a realizzare l'orecchino nella colorazione bianca e nera e quindi abbiamo bisogno di biconi Brilliant da 3 mm neri, poi i bianchi, i White Opal in questo caso e della Conteria Silver di misura 15. Poi il filo Fireline bianco da 0,15 e degli aghi in fila perle, quelli che si aprono centralmente. Allora, iniziamo tagliando circa 60 cm di filo e infiliamo gli aghi, una a un'estremità e una a un'altra, in questo modo. Dopodiché iniziamo con il primo modulino che è composto, come poi saranno tutti quelli successivi, da 4 perline, da 4 biconi. Quindi inseriamo 4 perline una accanto all'altra e ce le portiamo al centro del filo. Eccole qui. Dopodiché ripassiamo con l'ago sulla prima perlina e chiudiamo in questo modo. Ecco qui, ora ve lo faccio vedere meglio. Abbiamo formato il primo modulino da 4. Eseguito il primo, continuiamo e sarà sempre la stessa cosa, però a differenza del primo modulo non andremo più ad inserire 4 perline perché una delle 4 già ce la troviamo infilata e quindi ne inseriamo 3. E come le inseriamo? Due da un lato e una dall'altro. Quindi d'ora in poi io dovrò sempre inserire due perline da un lato e una dall'altro. Arrivata qui, vado a chiudere come ho fatto prima in questa perlina, cioè nel lato dove mi trovo due perline. Tiro. Ed ecco qui, ora vi faccio vedere meglio, abbiamo fatto anche il secondo. La parte che sto lavorando è questa qui, la parte più corta, che è composta da 1, 2, 3, 4 moduli, quindi ora andrò a fare gli altri due, prima di scendere nel verso, diciamo, verticale. Ok, realizzati i quattro moduletti, ora inizio a scendere formando l'altro lato del rettangolo. Per scendere però farò passare questo filo che mi esce da qua, gli faccio attraversare tutto il rombo e lo faccio uscire da quest'altro bicono. Mi devo ritrovare nel filo che fuoriesce nei fori di questa perlina che troviamo in basso. Quindi passiamo qui, passiamo qui, ecco da qui esco e ora con quest'altra parte del filo passo di qua. Ecco qui, vedete, sono posizionata con i fili pronta per scendere giù. Per questo lato non abbiamo 4 moduli, ma ben 6. E poi, come potete vedere qui, gli ultimi due sono restati realizzati con un altro colore. Ok, ora abbiamo realizzato 3 moduli totalmente bianchi. Nel quarto dobbiamo andare ad inserire il nero, quindi faremo in questo modo. A un lato ne mettiamo uno bianco e uno nero. Ecco qui, e di qua solo uno bianco e vado a chiudere nel nero perché sarà la mia perlina centrale. A questo punto faccio gli ultimi due moduli totalmente neri. Finito questo lato,
Come abbiamo fatto in precedenza, andiamo a girare, quindi mi riporto con entrambe le estremità del filo che fuoriescono da questo bicono qui. Quindi prima porto i fili che escono da un lato all'altro di questo bicono e poi riparto con gli stessi moduli, realizzandone altri tre, sempre di colore nero. È possibile vedere anche dallo schema il punto in cui faccio passare i fili. E qui ripartiamo facendo altri tre moduli. Ok, ora eseguita questa linea, come al solito dobbiamo girare, quindi mi porto con i fili ad uscire da questo bicono in maniera che sono pronta per salire e dopodiché non ci rimane che copiare a specchio l'alternanza dei colori dell'altro lato. Allora, arrivata a questo punto, mi trovo diciamo 5 moduli su questo lato perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quest'altro, quindi devo realizzare il sesto che mi andrà a chiudere il lavoro. Finora abbiamo sempre inserito due perline da un lato e una dall'altro, ma in questo caso ne infiliamo solo una da un lato e una dall'altro perché le altre due sono già presenti. Una l'abbiamo qua e una è già inserita di qua. Quindi una perlina per questo lato, una perlina di qua e passiamo con i fili incrociando al centro di questa perlina. Ed ecco qui, ora che facciamo? Ripassiamo anche solo con un filo il modulino, così da uscire dallo stesso punto. Ora andiamo a rifinire con le perline. Io ho scelto le 15 che vado ad inserire tra un bicone e l'altro, sia all'interno del rettangolo che all'esterno, così da dare maggiore stabilità, rigidità al lavoro. Inseriamo una perlina, vedete? Qua è semplicissimo, ci vuole solo un po' di pazienza perché ce le andiamo proprio a cucire tra lo spazio tra un bicone e l'altro, vedete? Così. Ok, realizzata la rifinitura esterna. Vado a bloccare questo filo, quindi non faccio altro che fare un po' di giri all'interno del lavoro e poi lo taglio. Con l'altra estremità poi andremo a rifinire l'interno e facciamo lo stesso per bloccarlo. Così passiamo all'interno di un po' di moduli, 2, 3 e il filo si blocca. Ora passiamo alla parte interna. Prima di chiudere l'ultimo filo, realizziamo questo piccolo cappietto al centro, fatto da 4-5 perline, al quale poi andremo ad agganciare la monachella, l'orecchino a perno, insomma il componente che preferite. Quindi ecco, mi posiziono più o meno al centro e faccio semplicemente un piccolo archetto. Riscendo in una perlina e come prima faccio passare il filo in un po' di moduli prima di tagliarlo. Ecco i nostri due modulini realizzati. A questo punto non rimane che aggiungere un perno o la monachella che preferiamo, come in questo caso.